Oggi, 1 gennaio 2016, siamo in una delle cantine o laboratori della frazione Maranola del comune di Formia, provincia di Latina. Tra le botteghe che ci hanno colpito c'è il vasaio. Che ci dice, due parole, cosa sta facendo? Qualcosa di particolare, strano? Sì, perché i ragazzi oggi, non conosco la famiglia, lavoro, si rompe e si butta, usa e getta. Esattamente, praticamente sto rappresentando un vecchio mestiere che veniva svolto tanto tempo fa. Ormai il lavoro è inesistente, il piattaro. E noi lo stiamo rappresentando proprio nell'edizione del presepe vivente a Maranola. 41esima edizione, io faccio parte dell'associazione, quindi in questa occasione stiamo facendo la riparazione di queste anfore. Come vedete sto facendo dei fori lungo le parti rotte che poi dopo vengono struccati e cucite con il fil di ferro. Ci vuole tanta pazienza e anche tanto tempo. Sì, tanto tempo. Infatti tempo fa, proprio a Maranola, venivano delle persone e le donne aspettavano questo artigiano che veniva a fare le riparazioni. Oggi invece passa solo l'ombrellaio per riparare gli ombrelli, esatto. Ma in realtà 5 euro si compra un ombrello. Però c'è anche la rotina in giro per i paesi, no? Sì, vengono sì, da fuori. Sì, sì, sì. E gli unici, è rimasto, gli unici ormai, mestieri ambulanti, finisce là. Invece ecco, questo è un qualcosa di che ci rimane nella storia e basta, impressa, un ricordo e finisce là. Un ricordo di come venivano fatti appunto i sacrifici dei nostri avi. Bene, grazie. Grazie a voi. Buon lavoro.